Cara dottoressa, l'ammalato che verrà adesso a fare visita, state attenti perché ha una malattia bruttissima, infettiva, peggio di culete, peggio dell'AIDS, stiamo attenti a non farci toccare. Dottore, scusa! Madonna! Giraldo! Non mi dovete toccare, non mi toccate! Ah, non mi toccate! Anzi, non respirate neanche vicino a me, pamboretti, non respirate! Ma io mi posso toccare? Sì, toccatevi se siete voi, infettatevi solo voi. Ma che te, che dottore? Signora, voi avete una malattia, un'infezione, un'epidemia, non so neanche quello che tenete. Umaro. Voi avete una malattia che è peggio dell'AIDS, è peggio del colera. No, signoraldo, qui da sta sigillata, lì da una stanza sigillato. Ma è contagioso. Contagiosissima, contagiosissima. E che posso fare, dottore? L'unica cosa che ne possiamo fare, che se ringa cosa non potremmo fare, non potremmo toccare, ma se ringa lontana. E la dieta? Possiamo provare a curare con un po' di alimentazione. La dieta? La dieta, un po' di dieta. E qual è questa dieta? Mangerete solo e sempre pizze sottili sottili e sottilette. Gesù! Ma poi mi guariranno. Siamo nelle mani del Signore. Ma allora perché questi pizzi e sottilette? Perché sono l'unica cosa che passano per sotto la porta.